Ciao, oggi voglio parlarti di qualcosa di molto particolare. Allora, molto spesso sento attorno a me in varie situazioni delle persone che quando si trovano di fronte ad una spesa che possono fare per se stesse, le sento dire: no, questo è troppo caro. No, no, questo è troppo caro. Il fatto è che quando si tratta di spendere dei soldi per te stesso e stai dicendo è troppo caro, che cosa ti stai dicendo? Ti lascio qualche istante. Ebbene sì, ti stai dicendo proprio quello. Stai dicendo è troppo caro per me. Stai dicendo non lo merito, non merito di spendere questi soldi per me, per farmi del bene, per qualcosa che puoi reputare non indispensabile. E anche qui cos'è indispensabile in realtà nella vita? È importante che tu faccia questa valutazione. Quando tu stai dicendo è troppo caro a qualcosa che può essere, non so, del cibo, può essere una vacanza, può essere un dono importante per te. Non è importante che sia di primaria, di secondaria necessità, secondo una scala di valori e priorità, che anche quella è connessa al valore che tu stai dando a te stesso, no? Ricordati che quando tu stai dicendo è troppo caro, stai dando questo messaggio all'universo. Prima di tutto ti stai mettendo nella condizione, mi spiace dirtelo, di vittima. Di vittima, di persona senza potere. E quindi stai lanciando questo segnale. Questo segnale ovviamente verrà colto a livello energetico da tutto il mondo attorno a te che sarà obbligato a farti da specchio. Quindi le persone attorno a te, quando tu hai questo pensiero installato dentro di te, saranno obbligate a farti da specchio, inconsapevolmente è ovvio, e a rimandarti questo concetto. Per te è troppo caro, quindi se ti devo fare un regalo, ti farò un regalo scarso, di basso livello, di basso valore e spenderò pochi soldi. Non è tanto importante il valore di per sé di un dono, ma è importante il concetto che sta a monte. Quindi tu sappi che quando tu lanci dei pensieri del genere nell'universo, stai lanciando delle intenzioni molto pericolose, che comunque l'universo ti restituirà. Quindi fai bene attenzione a quello che ti stai dicendo quando stai per fare una spesa per te, quando magari ti avvicini a scegliere di fare un tipo di esperienza o qualcosa che ti può essere gradita, utile, meno utile. Può essere anche un qualcosa di totalmente frivolo. Fai proprio attenzione a quali sono i messaggi che lanci. Tieni conto che tu sei, come ti ho già detto tante volte, la persona più importante dell'universo per te. Tu sei la persona più importante della tua vita. Quindi tu è importante che voglia solo il meglio per te stesso. Non sto parlando di lusso. Quello non è fondamentale, quello che è il meglio per te è quello che ti porta a stare bene al massimo livello. Quindi per te il meglio potrebbe essere fare un viaggio di esplorazione, per te il meglio potrebbe essere seguire un seminario, potrebbe essere acquistare qualcosa che ti fa sentire bene. Regalarti dei massaggi, regalarti dei trattamenti che senti veramente importanti per te, comprare dei fiori per abbellire la tua casa. L'importante è che sia qualcosa che tu riesci a connettere al dare valore a te stesso, alla tua vita e al metterti al primo posto nella tua esistenza, se non lo farai tu per primo. Chi pensi che potrà farlo? Buonissima serata. Ciao.